La situazione così com'è non è più tollerabile. È categorico il sindaco Costabile Spinelli dopo l'incontro istituzionale del piano di zona Salerno 8, nel quale il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha richiesto la rimodulazione dell'assetto amministrativo dell'ambito. Anche Spinelli, come altri sindaci, sono favorevoli alla costituzione di un consorzio di comuni che darà nuovo slancio alle politiche sociali del territorio. La situazione così com'è è in una situazione oramai non più tollerabile, quindi bisogna fare un'analisi attenta, senza entrare in litigiosità inutili che non servono a nessuno, però facendo un'analisi per quelli che sono i bisogni del territorio. Oggi questo modello dettato dalla Convenzione ex articolo 30 non è più possibile, bisogna passare a un modello organizzativo diverso, oltretutto indicato già dalla Regione Campania, che consente di erogare dei servizi ai cittadini. Le difficoltà sono dei comuni, ma quindi non è una responsabilità del comune di Vallo della Lucania, ma è una responsabilità dovuta dal fatto che oggi il comune anticipa con la propria tesoreria, con le proprie disponibilità, quindi noi vogliamo creare un soggetto autonomo, svincolato dai comuni, che abbia la capacità funzionale e l'autonomia gestionale per poter erogare, per poter fare questi servizi sul territorio. I ritardi sono i trasferimenti, le problematiche sono le stesse. Qui si sta discutendo di cambiare il modello organizzativo, di creare un soggetto che non sia vincolato alla capacità di spesa o di anticipazione, in questo caso atteso che la Regione trasferisce con ritardo i fondi, che è vincolato al Comune di Vallo della Lucania, ma abbia una propria capacità organizzativa, un proprio bilancio, una propria struttura, un proprio tesoriere per poter far fronte a queste esigenze eventuali, a queste difficoltà eventuali. Quindi i problemi economici ci sono, probabilmente ci saranno, perché è normale, se non arrivano i trasferimenti, i problemi ci saranno. Però noi chiediamo di istituire un soggetto, di creare un soggetto che abbia una propria autonomia, sempre coordinato dai sindaci, sempre coordinato dalle azioni che i comuni devono mettere in campo, dettando le linee guida dove bisogna intervenire nel sociale, però un ente autonomo che non sia vincolato alla capacità di spesa del singolo comune, come funziona oggi con la convenzione ex articolo 30.